Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi, rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amate gli uni gli altri. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Il nostro essere discepoli di Gesù ha il suo fondamento nell'amore, nell'amore che il Padre ha per Gesù e Gesù ha per noi. Questo amore ci avvolge e ci penetra riempendoci completamente. Rimanete nel mio amore, ripete Gesù. Lo aveva detto poco prima nell'immagine della vite e dei tralci, brano evangelico ascoltato domenica scorsa. Io sono la vite e voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto. Rimanere in Gesù significa più di stare accanto a lui, significa nutrirsi di quella linfa vitale che alimenta i tralci e che produce grappoli buoni di uva. La linfa vitale è l'amore per eccellenza, quell'amore che è lo stesso Spirito Santo e che circola dal Padre nel Figlio e viene donato per sovrabbondanza anche a noi, purché rimaniamo in Gesù. Questa è dunque la prima e principale condizione per portare i frutti di opere buone, rimanere in Gesù e alimentarsi a Lui e al suo Vangelo. Se questo rimanere è autentico, allora di conseguenza osserveremo certamente i comandamenti del Padre, che si riassumono in amare Dio con tutto il cuore e tutte le nostre forze e amare il prossimo come noi stessi. Ce lo ha spiegato Lui, Gesù. Questo brano evangelico ci lascia una certezza. Non siamo servi timorosi di un Dio padrone, siamo amici di Gesù, amati immensamente fino al punto che ha dato la vita per noi. Personalmente a me colpisce ancora di più un altro aspetto. Gesù niente ci nasconde. Io vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. È questo il senso dell'amicizia più intima.